Il settimo cielo di Naguib Mahfouz è una raccolta di racconti. L'edizione Pironti, che noi conoscevamo, contiene 8 racconti. A quanto pare invece adesso è stata fatta una nuova edizione con 13 racconti che sono anche diversi rispetto... Cioè l'unico racconto comune è proprio il primo, appunto il settimo cielo. Allora, vabbè, adesso io comunque, anche perché magari qualcuno di voi vuole fare gli esercizi a pagina 309 e 310, io comunque vi parlo dei racconti di cui, cioè che si trovano in questa edizione originaria, che è quella appunto dell'editrice Pironti, mentre questa seconda edizione, questa nuova edizione è della nuova narrativa Newton. Il settimo cielo. Ecco, non confondiamo il settimo cielo nella concezione cristiana, infatti certe volte si sente dire mi sento al settimo cielo, no? Il settimo cielo rappresentava, diciamo così, uno dei cieli più vicini a Dio nella concezione cristiana, forse il cielo di Saturno, vedrete nella Divina Commedia, dove si trovano gli spiriti contemplanti, cieli delle stelle fisse, eccetera. Insomma, come dire, mi trovo un alto grado di beatitudine, di felicità. Invece, nel racconto di Naguib Mahfouz, il settimo cielo rappresenterebbe l'ultimo stadio di una fase di perfezionamento dell'anima, che finalmente raggiunge il paradiso dopo una serie di gradoni abbastanza lunghi da passare, no? Infatti, che cosa succede quando una persona muore? Quando una persona muore, compare davanti a una specie di tribunale, dove c'è questo difensore, questo avvocato, Abu, che spiega che solo gli uomini onesti possono ascendere dopo un anno al cielo successivo. È il caso per esempio di Gandhi, Khalid al-Walid, insomma ci sono tra l'altro anche molti personaggi, soprattutto in questo racconto, che presuppongono la conoscenza della cultura araba e dell'Egitto, giusto? C'è qualcuno tra voi che conosce questa cultura araba, l'Egitto e questi nomi? Chiedo. Non lo sai, perché non hai ancora iniziato neanche a leggere. Vabbè, se noi abbiamo qualche dubbio, verremo da te a chiedere che cos'è la rivoluzione per gli egiziani, è un cambiamento di governo che c'è stato negli anni 50, oppure ti chiederemo che cosa rappresentano questi personaggi, ti chiederemo del Cairo, tu conosci la città del Cairo? Perché spesso nei racconti di Naguib Mahfouz si fa riferimento, anzi molti altri racconti sono realistici, diciamo, e quindi fanno riferimento ai quartieri del Cairo in modo particolare. Ho sempre considerato la conoscenza di altre culture, di altre letterature, come in questo caso la letteratura araba, un arricchimento personale necessario, è utile per crescere, per conoscere, per allargare la propria visione del mondo, vedere le cose da altri punti di vista. È il caso appunto di questo racconto, un racconto esoterico, un racconto quindi fantastico, surreale, sicuramente non un racconto realistico, questo racconto del settimo cielo. Infatti, come abbiamo letto anche l'altra volta, Rauf Abd Rabbi viene ucciso dall'amico Anus Kadri, che è figlio del mastro Kadri El Ghazar, che è un delinquente, insomma, comunque uno che insomma nel quartiere ha fatto. È un macellaio. Sì, macellaio, sì, giusto, sì. È un macellaio, però ha fatto anche tante cose brutte. Tant'è vero che poi verremo a scoprire che è la reincarnazione addirittura di Hitler. Infatti, quando Rauf Abd Rabbi muore, compare davanti ad Abu, questa sorta di tribunale, stabilisce che, benché sia stata una persona buona, onesta, eccetera, non può passare subito al cielo successivo. Deve diventare guida spirituale di, e in particolar modo lui deve
diventare guida spirituale del suo stesso assassino, cioè guida spirituale di Anus Kadri, il figlio del mastro Kadri, Elgazar. Nel frattempo Abu gli spiega un po' qual è la condizione delle anime, c'è una sorta di teoria della reincarnazione. Eventualmente, quando studieremo l'Eneide, parleremo ancora delle teorie della reincarnazione. I latini la chiamavano metempsicosi, cambiamento dell'anima. Cioè, in base a queste teorie, quando una persona muore, l'anima si reincarna poi in un altro corpo. E Abu spiega a Rauf Abd Rabbi che una persona può, vi dicevo, o ascendere al cielo successivo immediatamente, oppure diventare guida spirituale di un'altra anima, oppure essere condannati a morte, cioè costretti a rinascere per riprovare a vivere, come appunto Hitler incarnato in Kadri Elgazar e poi altri su cui adesso non ci soffermiamo. Ecco, è interessante il finale del racconto. No, ma non vi preoccupate, noi prima di tutto noleggiamo questo racconto per sapere come va a finire. Secondariamente, la cosa che io vi dico adesso non vi toglie il gusto della lettura, perché ci sono parecchie cose che vi ho taciuto sul racconto del settimo cielo e che leggerete, quando leggerete capirete. Però l'ultima frase, quindi non è che come una sorta di giallo, no, in cui nell'ultima frase si dice il colpevole, no, assolutamente. Però si dice qualcosa di interessante sul significato, sul messaggio di questo racconto, e dice, è Rauf che chiede, sta ulteriormente parlando con Abu, dopo tutta una serie di vicende che non vi dico, e Rauf chiede, e dopo il settimo cielo saremo liberati da questo sforzo continuo? Quindi finalmente questo sforzo di miglioramento, di cambiamento, di purificazione. E allora Abu dice, si dice così a mo' di incoraggiamento e consolazione, ma non esiste alcuna prova. Addirittura non c'è neanche la prova che finalmente al settimo cielo uno arrivi alla beatitudine, quindi arrivi al paradiso. Mi sembra molto significativa questa frase, e questa frase indubbiamente può farvi capire qual è la modernità, l'originalità della scrittura di Naguib Mahfouz, il quale è stato anche subito un attentato da alcuni fondamentalisti islamici. Naguib Mahfouz, uno scrittore quindi scrittore egiziano, di origini, quindi di religione musulmana, che rappresenta la sua terra, che rappresenta quindi le sue città, rappresenta il modo di pensare della gente dell'Egitto, ma in un modo anche non ortodosso, sicuramente, cioè non è il modo ortodosso per esempio della religione musulmana, è quel motivo per cui anche è stato fatto oggetto di attentati. Naguib Mahfouz ha ottenuto il premio Nobel per la pace nel 1988, il primo scrittore arabo che ha ottenuto questo riconoscimento. Gli altri racconti che si trovano in questa edizione. Ecco, interessante per esempio il racconto Il chiaro di luna. Il protagonista, narratore pensionato celibe di 50 anni, Anwar Azmi, ex ufficiale dell'esercito, è innamorato di Chiaro di Luna. Chiaro di Luna è una ballerina, una cantante meglio, trentenne, di un locale, il casino Wak Wak. Cerca aiuto in svariati personaggi per riuscire ad entrare nelle grazie di questa Chiaro di Luna, ecco perché il racconto si intitola Chiaro di Luna. Ecco, ma per noi è interessante questo racconto perché è il... Chi è che sta parlando? Per favore, basta! Cosa c'è da dire? Avanti, dimmi, cosa c'è? Non c'è il racconto. No, l'ho spiegato prima. Cioè, questo racconto c'è in questa edizione. E in quell'edizione non c'è solamente il settimo cielo. Cosa facciamo degli altri sette racconti? Li lasciamo perdere? Sì? A questo punto facciamo così? Perché io volevo parlarne con voi, però se voi dite non abbiamo il testo, giusto, questa è una cosa che non era prevista. Possiamo fare così. Allora, teniamo conto del settimo cielo,
che è il racconto comune, che è il racconto, abbiamo detto, un po' fantastico, esoterico, surreale, eccetera. E gli altri, insomma, gli altri, chi ha questa edizione leggerà gli altri sette, e come li ho letti io, e chi ha l'altra edizione leggerà gli altri 12. Eventualmente farò un approfondimento, ma non in classe, giusto? Un approfondimento non in classe su questi racconti, mi piacerebbe farlo lo stesso perché... Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.